Devono essere foto di eccezione e in tutte le pose. Scattate così, vere, all'improvviso, in situazioni impreviste. Magari in minigonna. Oh, la Fraccia in minigonna. C'è qui la nostra cara Laura che protesta. Ma lei invece, Ugo, lei saprà come convincere la Fraccia, è vero? Ma forse non ce ne sarà neanche bisogno. Allora, al più presto, mi raccomando, non abbiamo tempo. Io devo avere il servizio entro domani. Come? Sì? Prego. Ah, ambientare l'intervista con qualche foto al Museo della Scala. La Fracci vicina a una stampa della Taglioni. Ma scusa. Bello. Non avevi detto che volevi la Fracci in minigonna? Sì, bene, Ugo. Allora venga qua subito e si accordi con la signora Laurana, perché è lei che deve fare l'intervista. La responsabilità è di voi due, come al solito. Arrivederci. Allora, hai capito, Laura? Deve essere uno dei tuoi soliti servizi. Un personaggio famoso visto da Laura Laurana. Un pezzo intellettuale, sì, però anticonformista. Carla Fracci è una dea, però è anche una ragazza qualunque. Danza come se volasse, però per la strada può avere anche le scarpe strette. Vabbè, insomma, esatto. Laura, carissima, tu conosci bene il pubblico della nostra rivista. No, volevo dire. Tu sai che tipo di lettori noi abbiamo? Un avvenimento eccezionale. Sì, il debutto di Carla Fracci nel balletto, alla Scala, il balletto, sì. La Bella Addormentata. Sì. E voglio un servizio eccezionale. Sì, volevi dire qualcosa? No! Ecco. Luciana, cercami gli arretrati della rivista. Voglio vedere chi ha parlato della Fracci finora. Luisa, porta qui il 63, 64 e 65. E buon lavoro, signora Laura. Sì. Fare un'intervista a uno come Carla Fracci non è certo facile. Dicono che sta in casa sempre, non vuole vedere nessuno e la sua vita, i suoi pensieri, tutto il suo tempo sono soltanto la danza e odia le interviste. Carina. Per me è tutto facile. Io sono la cronista di tutti i personaggi di grande attualità. Per me non è difficile volare a Cuba in jet, salire a Stadium slitta e raggiungerla al di là. Ma lei non sa cosa andrà incontro. Ma lei non sa le mille difficoltà per rintracciare Carla, per scrivere di lei, per fare un vero articolo che sia d'attualità. Non sono presuntuosa, Sofia mi invita a cena. Ho preso il tè con Marlon, ho personalità. Sono il fotografo d'eccezione. Creo le più curiose situazioni. Così immortalo Carla, tuoi capelli al vento, invento un gran servizio che sia d'attualità. Ho intervistato Castro, rilancerò Soraya, distruggerò la Ira, so far pubblicità. Ma voi fate tutto sì facile. Io credo sarà tutto sì semplice. Fotografare Carla e scrivere di lei e farle un'intervista che sia d'attualità. Per me non è difficile, andiamo nel museo. Tu fammi un po' di foto, vedrai che scriverò. Prego, signori, da questa parte. La seconda sala del museo deve osservare. Oh,
Questa è la Taglioni, la favolosa prima ballerina dell'Ottocento. E questa è Fanny Esler, altra famosa ballerina. Questa è la sua scarpetta da ballo. E le sue mani volteggiano come ali di colomba. Il suo viso, squisitamente romantico, sembra un cameo oppure una stampa scolorita dal tempo. I suoi piedi, le mani, i piedi e il viso, ma Laura, questo è un pezzo d'anatomia, va bene per un trattato medico, ma che siamo matti. Non capisci niente, come al solito. No, 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 Laura, sei tu che non capisci niente. Cosa ti ha preso stavolta? Il tuo maledetto vizio di non leggere mai fino in fondo, da qua, sta zitto e sta a sentire. Sì. Vedendola volteggiare aerea si pensa subito a Maria Taglioni, alla grande danzatrice dell'Ottocento. Ecco, sì, prima un trattato d'anatomia, adesso un trattato sulla danza classica. Sta zitto! Sì. Se però entri nella sua casa respiri un'aria diversa. Tutto è hop, tutto è pop. E poi, sorpresa fra le sorprese, ecco lei che ti appare, lei, la romantica, la fragile, la smaterializzata, ebbene... Un'altra donna, non il tutù, non la calzamaglia, ma una creatura moderna, imprevista, tutta da scoprire. Mille spasimanti ai suoi piedi. L'ultimo, poi, pare che sia un grande uomo di rivista, anche se nella statura è un po' piccoletto. Thank you.
Però, chi l'avrebbe detto che Carla Fracci a casa sua fosse così strana, così originale, geniale? No, guarda che geniale sono io. E no, Laura, no, perché essere sincero, questo pezzo non è mica scritto molto bene. Per fortuna che le cose che dici sono insolite, inaspettate, impreviste. Lo inventate. Cosa, sei pazza? Perché? Non sei mai stata in casa della Fracci? Ma no, solo al museo. Ma cosa credi, che tutte le volte debba andare a intervistare i miei personaggi? Ho fatto un pezzo di colore e basta. E la storia di Renato Raschel? No, come hai pensato a Raschel? No, guarda, sia ben chiaro, io Raschel non l'ho nemmeno nominato. Ci hai pensato tu. Guarda qua, io ho scritto un uomo di teatro un po' piccoletto. Ma cosa credi, che io faccio dei nomi? I nomi non li faccio mai, chi capisce capisce. E allora perché non hai inventato la Carla Fracci in minigonna, già che c'eravamo? Perché la minigonna non mi piace, non vedi che non la porto? Tu, e lo credo bene. Ah, sempre gentile, insomma, tu. Poche storie, io adesso voglio un'intervista vera. Ecco, adesso tu le telefoni. No. Sì, Fracci 781522. No, io non le telefono. È finito il tempo delle interviste deformate, inventate. Non le parlo. Sì, tu io le telefoni, non le parlo. Tu le telefoni e le parli. Non le parlo, no. E tu le parli. Non le parlo. E tu le parli. Pronto? Casa Fracci? Sì. Vorrei parlare con la signora Carla. Carla Fracci, sì. Sono Laura Laurana. No, sono la sorella. Aspetti un momento che guardo se è in casa. No, la signora non la è in casa, la è malata. È malata e non è in casa, Le malata e le andata a fare per curas. Ma lei chi è? Prima parlava veneto, adesso parla lombardo. Mi sulla portinara. La sciura, la ciappa una storta. Ma come una storta? Una storta la caviglia e cammina. Me la chiami? La trevi no. Sarà in bagno. O forse l'è andata in sartoria. Ma insomma, è in casa o non è in casa? È malata, in bagno, in sartoria? Ma lei chi è? Crede che non abbia capito che è la cameriera di prima? Prima fa la veneta, poi fa la portinaia. Ma dove siamo? Lei non sa chi è Laura Laurana? Milsu no, e Verinò Savel. Senta, lei è una villana e anche un po' stupida. Io non sono stupida e non sono villana. Sono Carla Fracci in persona. E non voglio parlarle, capito? Perché lo so chi è Laura Laurana. Però, che caratterino, Questa ragazza comincia a piacermi. Andiamo. E dove vai? A casa sua. Ma guarda quella come va vestita.
Luisa, fai portare di là il lungo, perché tra poco c'è qui la signora Fracci per la prova. Sì, pronto? Sono io. Maria! Tesoro, sei già qui? Cosa sei arrivata? Ah, sei qui per la prima della scala? Sì, è venerdì. Oh, c'è una grande attesa, sai. Sì, sì, c'è la Carla Fracci nella bella addormentata. A riparti! Oh, che peccato. Ah, vuoi provare tutto lo stesso? Ok, tra mezz'ora sei qui. No, figurati, tesoro, è già tutto in prova. È tutto pronto, figurati. Benissimo, a tra poco, tesoro. Oh signore, adesso come si fa? Isa? Mm. Isa, tra mezz'ora c'è qui la Callas, vuol provare tutti i suoi vestiti. Fai tirare fuori subito tutte le stoffe che ha scelto e di che comincino subito a tagliare e a cucire. Mm. Senti, la Mina di là ha deciso qualche cosa? No, è di là con i suoi impresari. Ecco, discutono, lei canta, vuole la minigonna, poi non la vuole più, dice che è troppo alta, dice che è troppo corto. Oddio che mattina, scusa un momento. Sì? Sì, vabbè, ho capito, sì. Senti, Isa, è arrivata la Fracci. Tu cominci a farle provare il vestito che io intanto vado a vedere cosa ha deciso la Mina. Oh, signor, che mattina. Scusi, ma le piacerebbe mica alzarsi perché è seduto proprio sul mio chiffon. Oh, scusi, signore, l'avevo scambiato per un cuscino. Un cuscino di chiffon. Scusi, lei se potesse levare quel piedino dal lamè perché è un lamè che è un po' caretto, ecco. I thought it was a carpet. Come detto, scusi. Credevo che fosse un tappeto. No, non è un tappeto. Provvedi, per favore, provvedi. Mina, tesoro, hai deciso qualcosa? Hai scelto? Se scelgo una cosa mi deve piacere. Se scegli una cosa le deve piacere. Non posso aspettare, puoi farmi vedere. Io voglio essere solo sci. Fanno shock, anche la Carla non parla gulp, non balla shake, è molto chic, ed anch'io detesto le mini donne, tu sarai più chic, e vedrai che shake, guarda un po' con me, che non parlo gulp, odio lo shake, e non sono bi, perché non porto la mia. Odio lo shake, non sono bi, perché detesto le minigonne. Facciamo un duo, cantiamo insieme. Tu balli swing, io canto jazz, sarà uno show. Facciamo un duo, balliamo insieme. Io ballo swing, tu canti jazz. Senza lottare le minigonne, voi farete un duo. Voi farete un duo? Noi vi lanceremo. E si bilanceranno. In tutto il mondo. Sarà uno show. Canteremo sì. Noi vi scritturiamo. Balleremo già. Le luci al neon. E poi anche blu. Carla con Mina. E poi il tetto. Sul palcoscenico, un super colosso, porteremo a Broadway. Oh,